Allora, mentre si stava parlando del complotto, di queste cose, si stava parlando anche del tuo intervento, con i blogger. Questo video è del 2011, 15 novembre 2011, è una puntata di Matrix, il tuo corso di Canale 5. Era ospite Paolo Barna, ne sentite un po' di cosa parlava? Vediamo cosa se stava riesco, dicendo, vai. Abbiamo Mario Draghi che ha fatto benissimo, un golf, questo va benissimo, detto, permesso dal presidente napoletano. Mario Draghi poteva salvare l'Italia. Ha parlato, Paolo parlava di golf di Draghi col permesso di napoletano. Grazie Diego. Questo per dire che Alan Friedman ha scoperto l'acqua calda, o forse adesso è arrivato il momento di poter dire certe cose, ne riparleremo dopo. Paolo. Allora, i golf finanziari, no, stiamo parlando di una cosa assolutamente tragica che ha consegnato l'Italia alla disperazione che voi fate vedere da mesi nelle vostre puntate. E questo è veramente una tragedia. Un golf finanziario non si costruisce in 5 minuti. Io nell'ottobre del 2011 avevo scritto una lettera aperta a Silvio Berlusconi che mi fruttò l'invito a Matrix, dove pensavano che io facessi le lodi di Berlusconi. Non ho mai votato Berlusconi, non voterò mai Berlusconi in vita mia, però un golf è un golf, se è contro Berlusconi non è un golf minore. Allora, io avevo scritto una lettera nell'ottobre 2008 a Berlusconi e dove si dicevano tre cose: Presidente, è inconcepibile, incomprensibile che lei non scelga di salvare la nazione rendendo pubblico che esistono responsabili italiani ed europei di questo colpo di Stato finanziario. Presidente, se l'Italia verrà consegnata dal golpe finanziario in atto nelle mani del Partito Democratico, per noi sarà la fine. I volti di Mario Monti, di Mario Draghi, sono le maschere funebri di questa nazione. Il cerimoniere complice si chiama Giorgio Napolitano. Ottobre 2011. Ok, allora, dicevo, un golf finanziario non si costruisce in 5 minuti. Quell'uomo, Silvio Berlusconi, cominciò a ricevere pizzini, cioè avvisi mafiosi finanziari, fin dal 2006. Li possiamo vedere, li leggiamo, dalle più autorevoli testate. Questo è un grande network di destra economica di Londra, Stockholm Network. Siamo delusi dalla differenza fra la retorica del libero mercato di Silvio Berlusconi e la sua reale capacità di fornire le riforme. Poi abbiamo, dopo 2006, The Economist: l'Italia necessita di riforme radicali, ma Berlusconi, in teoria un liberista economico, ha fatto quasi nulla. Andiamo avanti. 2006, Der Spiegel: Berlusconi non ha mai mantenuto le promesse di taglio alle tasse, ulteriori privatizzazioni e riforme strutturali. Avanti coi pizzini. 2006, Alesina ed Harvard: l'Italia ha bisogno di riforme neoliberali, fra cui ridurre le tasse, tagli all'impiego pubblico e alle pensioni. Arriva la Fornero. Nel 2008, questa è clamorosa, il Wall Street Journal: Berlusconi ci ha deluso, si è rivelato un nemico corporativo del libero mercato. Ora, a questo il Financial Times: Berlusconi deve seguire l'esempio della Thatcher e sfidare i sindacati. Berlusconi si trova a suo agio a fare il dirigista statale. Berlusconi non voleva fare le riforme dell'economicidio, della chemiotassazione che hanno distrutto oggi l'Italia dopo i governi Monti e Letta. Allora, questo è un altro pezzino del Fondo Monetario Internazionale. Ora, cosa succede nell'estate del 2011? Possiamo vedere un grafico, per favore? Ecco come si prepara, per spiegarlo molto semplicemente a casa, le colonnine blu sono gli acquisti da parte della BCE dei titoli di Stato italiani. Quando i titoli di Stato vengono acquistati, il famoso spread che ha terrorizzato tutti cala. Guardate lungo tutta l'estate del 2011 cosa fa la BCE, prima di Trichet, poi arriverà Draghi: smette quasi totalmente di comprare i titoli di Stato italiani, lo spread va alle stelle, l'allarme sulla stampa va alle stelle, torcono il polso a Berlusconi perché accetti le riforme del Fondo Monetario Internazionale. A fine estate Berlusconi dice: le accetto, ricominciano a comprare i titoli italiani, ma quando poi Berlusconi non mantiene la promessa fatta al Fondo Monetario Internazionale, ritornano a scendere gli acquisti, lo spread ritorna alle stelle, è il momento della caduta di Silvio Berlusconi. E adesso la prossima grafica è fondamentale: un'agenzia di finanza internazionale in Florida, AWM Securities,
l'8 di novembre, il giorno prima del golf, dice per i BTP tutti gli schermi dei venditori si sono azzerati, non c'è più liquidità, non ci sono quotazioni neppure per i BTP a 10 anni. L'Italia ha l'elettroencefalogramma piatto, Berlusconi è costretto a dimettersi. Tutto questo che abbiamo appena detto, io so da fonti interne ad Arcore e al PDL, a Forza Italia, che arrivò sul tavolo di Berlusconi già nel 2011, 2012, 2013, ed è incomprensibile perché questo uomo non ha scelto di fare lo statista e salvare il paese dalla catastrofe che è venuta dopo. O forse è troppo comprensibile per altri versi, perché ha accettato di salvare se stesso e magari le proprie aziende.